Anche questa edizione della Crescia Matta di Tre Ponti ha visto migliaia di persone provenienti da tutto il territorio affollare i tre giorni della madre di tutte le feste fanesi per gustare la specialità locale e trovare un po' di refrigerio sul verde della cooperativa Tre Ponti, viste le alte temperature delle ore pomeridiane. Ad aprire le danze, proprio il caso di dire, venerdì l'orchestra Grande Evento, dal cuore della Romagna con Moreno il Biondo per ballare i grandi successi del liscio romagnolo. Sabato sempre il buon cibo delle cuoche della cooperativa Tre Ponti e la musica da ballo. E poi il gran finale domenica con la coinvolgente orchestra di Mario Riccardi e lo spettacolo Choreographic Dance di Mattia Diamantini. Allora Gino Bartolucci, tre giorni intensi, che edizione è stata questa della Crescia Matta di quest'anno? 32esima edizione, perciò un numero importante, però naturalmente la nostra soddisfazione mia personale da come presidente, ma tutti dei miei colleghi, è quello di aver sudato tre giorni, perché è caldo, però il tempo la fa sempre da padrona, con tanta gente nei nostri stand, tanta gente, vedete alle mie spalle qua, oggi la domenica con il massimo delle tre serate, perciò una grande soddisfazione, perché voi pensate che per un quartiere piccolo come Tre Ponti avere una manifestazione, la più vecchia di Fano, però importante, con una bella orchestra come stasera, come l'orchestra Mario Riccardi, alla fine anche se hai sudato, però sei rilassato. Giovedì avremo DJ Berta sempre all'arena e venerdì io la chiamo la chicca, perché è stata una nostra invenzione che ha spopolato il concorso di barzellette a Crepapelle, praticamente, dove è tutto un dire, è tutto un ridere, perché gli amici del San Costanzo che presenteranno l'evento, Bicio che è un vincitore della SAI l'ultima di tanti anni fa, però un barzellettiere fuori concorso, e 8 concorrenti nuovi, abbiamo rinnovato praticamente un po'.